La sicurezza non è un costo da tagliare, ma una risorsa da valorizzare. Lavoro e giustizia, dal 1962, garantisce la tua sicurezza. Oggi siamo qui per dire che accanto alle problematiche che vogliamo considerare come prioritarie della terra dei fuochi, ci sono quelle da valorizzare della terra dei cuochi, con la bellezza dell'agroalimentare campano e casertano, e vogliamo fare però tutto questo come? In una dimensione di investimento culturale. Un parcheggio davanti, una stazione di rapido collegamento con Roma, un'ora e dieci da qui a Roma, e ha quindi delle caratteristiche logistiche che ne rendono assolutamente cruciale una valorizzazione. Abbiamo detto che siamo a 500.000 di visitatori, entro i 4 anni del direttore dobbiamo arrivare a 1.000.000, per i 2.000.000 c'è sempre il secondo mandato, il suo, dico ovviamente, per gli altri c'è la democrazia che vedremo. Il presidente del Consiglio Matteo Renzi è arrivato questa mattina alla Reggia di Vanvitelli alle 11 in punto per la riconsegna degli ambienti utilizzati dalla Scuola Specialisti dell'Aeronautica Militare alla direzione del Palazzo Vanvitelliano. Accompagnato dai ministri della Cultura e della Difesa Dario Franceschini e Roberta Pinotti, ha visitato le sale che verranno presto adattate per esposizioni museali. Dopo la visita, Renzi e i ministri si sono spostati verso il Teatro della Reggia. Le sue parole hanno colpito, come spesso accade, anche i sindacati. Non capisco le polemiche dopo che abbiamo detto che chi viene sorpreso a timbrare il cartellino e andare via deve essere licenziato in 48 ore, ha spiegato alla stampa un sorridente premier che ha poi parlato di politica estera. L'Italia deve farsi sentire e far capire con la gentilezza che le è propria che è finito il tempo in cui ci telecomandavano da fuori. L'Europa non può essere soltanto un pacchetto di regole che ci troviamo a dover seguire. È il tentativo di fare di questa parte del mondo un faro di civiltà e bellezza. Soddisfatti anche i ministri Franceschini e Pinotti, che hanno fatto eco al premier parlando di giornata storica per la città di Caserta. Ho detto che per le forze armate restituire spazi non più essenziali per la loro funzione all'Italia, alla cittadinanza, era un dovere patriottico. Ho usato questo termine, diciamo, con volontà, perché volevo imprimere alle forze armate l'esigenza che noi abbiamo, nel rispetto delle loro funzioni, però, di liberare quegli spazi che non sono più essenziali per loro. Il piano adesso prevede che gradualmente si liberi tutto il resto della Reggia e contemporaneamente stiamo lavorando per le risorse necessarie. Sono già disponibili le risorse all'interno dei fondi PON per i primi interventi che riguardano i locali che sono stati liberati ora, e stiamo lavorando perché la Reggia di Caserta sia, come è naturale che sia, uno dei grandi attrattori culturali e turistici di questo paese, su cui per una scelta strategica del governo vogliamo far convergere importanti risorse dei fondi di sviluppo e coesione dell'Unione Europea. 3 aree, ciascuna ampia, svariate decine di metri quadrati, su cui erano stati sversati illecitamente rifiuti, sono state individuate dai militari dell'esercito impegnati nell'operazione Strade Sicure tra le province di Caserta e Napoli. I militari hanno segnalato i ritrovamenti ai carabinieri e alla Polizia di Stato ed effettuato rilievi fotografici. Tra i 3 siti c'è anche Castel Volturno, dove tra l'altro è stato individuato un rogo tossico di rifiuti speciali. Gli altri 2 siti riguardano invece Brusciano e Terzigno. No definitivo alla Shunt a Maddaloni, sì a proposte alternative. Sulla questione delle infrastrutture e del traffico ferroviario in Campania e in provincia di Caserta si è creato nei mesi scorsi un polverone dopo la proposta di Rete Ferroviaria Italiana di creare una deviazione sulla linea Napoli-Bari attraverso il territorio maddalonese, espropriando così circa 40 abitazioni e 20 attività produttive. Al piano di RFI però si sono opposti in tanti, anche nel mondo politico, a cominciare dall'amministrazione comunale di Maddaloni, capitanata dal sindaco Rosa De Lucia. Abbiamo evitato che Maddaloni venisse distrutta da un'opera che ne avrebbe modificato per sempre l'aspetto e lo sviluppo. Ho sempre detto no, spiega la prima cittadina De Lucia, a questo scempio e alla possibilità di abbattere 40 abitazioni immaginando una città divisa in 2 da 9 km di piloni di cemento. Ringrazio i gruppi consiliari e la dirigenza del PD che hanno votato con la maggioranza la delibera che prevedeva lo stralcio dello Shunt, dimostrando di avere grande attenzione e sensibilità su questo tema. Non appena avremo gli atti da RFI e dal Ministero sarà subito convocato
convocato un incontro con tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione, allargato anche ai segretari di partito. Questa città, ha concluso Rosa De Lucia, è riuscita a far comprendere il suo peso politico. Dopo il successo dell'anno scorso, anche quest'anno il liceo Manzoni, diretto dalla preside Adele Vairo, ha aderito alla Notte Bianca del Liceo Classico, una delle iniziative nazionali di punta per favorire la diffusione della cultura classica. Dalle 15 alle 19 gli studenti del Manzoni si sono cimentati nell'aula magna del liceo in una emozionante rappresentazione della Medea di Euripide, un vero e proprio processo suddiviso in quattro parti con la partecipazione di importanti personalità emergenti del mondo giuridico, alla presenza tra gli altri del presidente emerito del Tribunale di Santa Maria Capovetere, Andrea Della Selva. Ha parlato anche dell'apertura della Porta Santa, quindi della volontà di Papa Francesco di aprire il cuore alle periferie. Il vescovo di Caserta, Monsignor Giovanni Dalise, nell'ambito dell'approfondimento giornalistico curato da Maria Rosaria Iudice. La rubrica andrà in onda per intero su Teleprima domani alle 10.30 e in replica alle 15. Papa Francesco, la novità che diciamo, noi siamo abituati alle novità di Papa Francesco, ha portato questa apertura della Porta Santa al di fuori del Vaticano. Ecco, è stata interpretata come dire che il Papa ha voluto significare con ciò che l'Occidente non è più il centro della cristianità, ma ha aperto le geospiritualità delle periferie, che lui ama tantissimo. Ecco, come giudica lei questa innovazione, questa apertura della Porta Santa in un posto, diciamo, bisognevole di pace? Sì. A me sembra che questo anno della misericordia entri perfettamente in quello che è la visione di Chiesa che Papa Francesco vuole dare. E la visione di Chiesa è il poliedro, l'ha spiegato lui stesso nella enciclica, nella esortazione Evangelii Gaudium. Precedentemente, quando si parlava della Chiesa unita, si parlava della sfera, e invece il Papa ha detto non è la sfera l'immagine della Chiesa, ma sempre di più il poliedro, cioè dove ci sono tante facce che però vengono tutte considerate allo stesso modo, viene messa in evidenza la diversità che concorre all'unità. E dunque il poliedro ci dice anche la visione di Chiesa che Francesco ha, che è una visione che contemporaneamente mette in evidenza tutti allo stesso modo, con le proprie particolarità, e però tutte che concorrono all'unità della Chiesa e poi dell'umanità. La Camera di Commercio di Caserta ha predisposto il bando per la concessione di contributi alle micro, piccole e medie imprese della provincia al fine di sostenerle nelle nuove sfide dei mercati locali, nazionali ed internazionali. Nel bando sono presenti una serie di misure finanziarie con l'avvertenza che le imprese potranno presentare domanda per una sola misura e per un solo intervento nell'ambito di ciascuna misura. Le modalità per accedere alle misure, la procedura da seguire e il modulo della domanda sono scaricabili accedendo al sito www.ce.camcom.it e www.asips.it. A Limatola trovi Eurogronde e la tua gronda è servita. Eurogronde, telefono 0823 48 11 16 e ti risponde l'ingegner Pietro Di Lorenzo. Pronto, chi parla? Da sempre con Eurogronde. Siamo pronti per questa partita col Catanzaro? Chiaramente sì, dobbiamo riprendere il nostro ruolino di marcia. È una partita difficile, però comunque noi dobbiamo cercare di ottenere i tre punti per ambire comunque a qualcosa di importante. Problemi in attacco per la prossima partita? Ma verranno valutate le condizioni di Michael Negro, credo che Jefferson sia disponibile, quindi chiaramente numericamente siamo un po' messi male, però faremo di necessità virtù. Mister, il morale dopo il pareggio di Pagani era un po' giù subito dopo la partita, durante questa settimana ci siamo ripresi,
Cosa è successo dal punto di vista del psicologico? No, vabbè, c'era rabbia perché potevamo portare a casa una vittoria, per come è arrivato il pareggio, insomma, c'era sicuramente un grosso rammarico, perché siamo tutti consapevoli che magari si poteva vincere la partita, e è chiaro che c'è tanta rabbia, però adesso dobbiamo guardare avanti, dobbiamo pensare a tutte le energie possibili per cercare di affrontare questa partita nel migliore dei modi. Quando parte il girone di ritorno si dice che parte un altro campionato, sarà così oppure le stesse squadre si contenderanno la vittoria fino alla fine? No, assolutamente un girone di ritorno impegnativo, credo che comunque i veri valori sono venuti fuori, delle squadre che comunque hanno qualcosa in più, fermo restando che c'è anche il Matera che magari è partito male, ma che secondo me è una grossa squadra. E chiaramente credo che le forze del campionato sono queste e se la lotteranno fino alla fine del campionato. Secondo il mister possono bastare gli stessi punti del girone di andata per qualcosa di magico? Ma comunque sarebbe importante anche fare quelli, ma cercare anche di migliorare il trend, questo è sicuro. Un piccolo pensiero sul Catanzaro, come pensi che possa scendere in campo contro la Casertana? Ma a parte l'ultima partita in cui hanno perso, loro venivano da 7 risultati utili, il cambio di allenatore gli ha giovato, hanno sicuramente migliore qualità nel gioco e comunque è aumentata la loro autostima, quindi sicuramente non sarà una partita facile, però li abbiamo analizzati, lo sappiamo, ne siamo consapevoli, ma noi dobbiamo cercare di vincere la partita. Dopo la pausa per l'All-Star Game domani torna in campo la Juve Caserta, ospite di giornata al Palamaggio di Castelmorone, l'Open Job Metis Varese di coach Moretti. Rispetto alle altre gare della domenica pomeriggio, la Pastareggia giocherà in anticipo, palla 2 fissata alle ore 15 per consentire poi a Varese di raggiungere più agevolmente la Bielorussia per il prossimo impegno dei Lombardi in Eurocup. Coach Dell'Agnello recupera Peyton Siva che a Trento sconto un turno di riposo in via precauzionale ma deve fare i conti con un paio di acciacchi. Non è al meglio Daniele Cincerini che in settimana si è fermato per un problema alla schiena e non è al meglio nemmeno Nica Metreveli, l'ultimo arrivato all'ombra della Reggia che ha dei problemi fisici da tenere sotto controllo ancora per qualche giorno. Dobbiamo stare attenti che noi abbiamo accumulato, pur allenandoci, un po' di ruggine all'agonismo perché sono 2 settimane che non giochiamo, al contrario di Varese che ha fatto 2 partite di Coppa e quindi tra virgolette è più pronta di noi, non dovremo assolutamente farci sorprendere da questo aspetto. Vincere significherebbe mettersi sul 2-0 con Varese, dato da non sottovalutare, in chiave salvezza per un eventuale arrivo a pari punti a fine campionato. Quella di domani è la sfida numero 44 tra Caserta e Varese. I precedenti sorridono ai casertani che hanno vinto 23 volte. Nelle sfide casalinghe, in particolare, la Juve ha trionfato in 16 occasioni, solo 4 i successi in trasferta per i varesini. Dopo una settimana di tempo incerto e di piogge ritorna il sereno in provincia di Caserta, ma solo per poco. I dettagli li chiediamo al nostro meteorologo ed esperto Gianni De Santis. Che cosa accadrà già a partire da domani? Allora, da domani inizialmente avremo una mattinata a cielo quasi sereno, poi dal pomeriggio ci sarà un aumento della nuvolosità ma senza precipitazioni. Probabilmente qualche fiocco di neve ci sarà presente sul Matese e zone dell'Alto Casertano. Invece per lunedì avremo un cielo prevalentemente sereno, da martedì ci sarà un aumento della nuvolosità dal tardo pomeriggio e qualche pioggia tra la notte di martedì e mercoledì. E poi dopo ci sarà un cielo parzialmente nuvoloso fino alla fine settimana. E invece per quanto riguarda le temperature, che cosa dobbiamo aspettarci? Temperatura da domani è in un'ulteriore diminuzione, soprattutto per lunedì avremo temperature intorno ai valori di 6 o 7 gradi le massime, la minima andrà di sotto dello zero termico in pianura, mentre in montagna è prevista anche sui meno 8, a quota oltre i 1500 metri. E temperature saranno in graduale aumento dal martedì, appunto che ci sarà venti sud-occidentali con graduale aumento della nuvolosità e con piogge. Possiamo finalmente dire che l'inverno è arrivato?
Diciamo che per già da domani e lunedì sì, però poi avremo gradualmente temperature in aumento intorno a 8-10 gradi e più o meno rimarranno su questi valori. Per tutto il mese di gennaio? Probabilmente a fine del mese ci sarà un altro calo, ma di poco intensità e diciamo veloce. La sicurezza non è un costo da tagliare, ma una risorsa da valorizzare. Lavoro e giustizia, dal 1962, garantisce la tua sicurezza.